Benvenuti in un nuovo video, ragazzi, unito. Perché stiamo, non so quanti video stiamo registrando oggi. Oggi sarò qui io. Mamma, sicuramente, ti adorano, veramente, ragazzi, lo sto dicendo, io me lo scrivete sempre. Che bello, fate più video insieme, ragazzi, a dicembre ci sopportate quasi tutti i giorni. Così, io. Allora, oggi siamo qui per provare vari snack di cibo Zan. Chi non ha visto il video, vari snack comunque di tutte le nazioni, è sempre un po' misto. Chi non ha visto il video spacchettamento, il primo video assaggio, ve lasciamo tutto giù nell'info box. Ovviamente avete anche il mio codice sconto, se volete supportarmi, mi raccomando, accedete dal link così mi date anche il mio piccolo supporto. E niente, io direi di iniziare a mangiare. Sì. Vai, pescato. Ok, iniziamo sempre. È pesato. Herbs jalapenos. Noi abbiamo assaggiato anche l'altro gusto, quello lì, honey. Io formaggio. Vabbè, vi lasciamo tutto nell'info box. Come sempre, ormai questa frase è sempre con me. Eccola qua. Quindi un'altra ricotta. Un po' piccante, no? A me ha ricordato tanto una cosa. Forte. Quel timballo. Santa Cruz là. No, San Diego. San Diego. Un po' di peperoni però. Peperoni verdi. Forti. Mamma, è come quelle delle di l'altra volta. Quella della Cheetos. Io trovo più piccantine queste che quelle. No, quelle. Io queste proprio. Però sono buone. Sono in quella cosa particolare. Però sono più buone le altre, quelle Cheetos. E quel no, del marchio, quelle altre là sono molto più buone. Sì. Le devo di kill. Ma essere salato, quindi no. Non era salato quello che dicevo io prima. No, io ci ho scelto. No, se cose. Allora. Fatto un po' carini. Io che dice sta, vedi. Allora, ragusa, non so se sei blondo, for friend, sarebbero dei cioccolatini tipo torroncino. Però le prendiamo. Alla nocciola. Questo coso. Ne hai presi due, no? Eccolo qua. Sabina, la tua maglietta. Ma si figo. Figo? No, non è figo. No, non mi piacciono queste cose. Non abbandonare. No, guarda qua, senti. Levami questo coso. Senti l'odore. Vedi che da. Ok. Senti l'odore. Do io un morso, quello mangi tu. Va. Ah, però. C'è la nocciola. Senza strada, tipo mousse. Nocciola. Però ha una consistenza mousse, tipo. Molto morbida. Buona. Non è si scioglie tipo un po' come il latte. Buona, Pensavo peggio. Dopo questa cosa forte ci volevo. Buona. Piacevole, veramente. Promosso. Sei. Sei, sufficienza. Perché da noi sono sempre tutti duri e poi seppure se più buoni non si sciolgono in bocca così, invece questo si scioglie completamente. Buono. Prossimo. Lo sapevo. Questi sono curiosi. Allora, raga, questi sarebbero tipo gli Oreo però giapponesi. Eccoli qua. Da individuare cosa c'è dentro, perché se non mi sbaglio c'era la vaniglia. Allora, vaniglia e non sappiamo se è il tè o caffè, ve lo faccio vedere. Così non so. Vabbè. Oh, che bello. Ok. A me piacciono queste cose.
La vaniglia non la sento. Sento solo il biscotto. Io non sento manco il latte. Però il design è bellissimo. Sembra tipo un bottone. Oro. Non so. No, non vuole però. No, non vuole. Oro. Pesca, pesca e vedrai. La soluzione. Questi. Helma Knabbers Pub. Cioè io non so se legge l'italiano. Mi ci metto. Io penso che sono tipo come tutte le altre patatine che abbiamo provato. Ma stava scritto peanut bar. Quindi burro. Peanut. No, cioè arachidi. Quindi sono arachidi alla fine. Questo arachidi. No, qui ci sta dentro. No, ups. Arachidi. Allora. No, proprio arachidi, io. Secco, sarà secco. Ma che paffo. Io passo. Allora. No, il loro intento era fare dolce e salato della patatina. Allora però si sente l'aroma dell'arachide. Si sente. Però non si sente il salato della patatina che contrasta. Che sembra tipo secca, tipo spugna. Secondo me loro volevano somigliare pure un po' all'esterno, proprio al guscio della patatina. No. Cioè ci manca proprio quella parte salata della patatina che dice è la patatina. Ok. Se sfizioso è sfizioso, però. Non sanno proprio. No. Sono secche, sono brutte. Non ho 3, 4. 3 e mezzo. Solo perché dai. Se fossero state però salate. Sì. Aware. Allora, praticamente ci sta questo che io volevo provarlo perché sono troppo curiosa. Praticamente della tua letto, prima l'hai letto. Cadbury. Cadbury. Picnic Bites. Sarebbero tipo dei piccoli sneakers, no? O piccoli, con all'interno. Il penso arachidi, penso che poi all'interno è il burro d'arachidi e l'uvetta. Eccolo qua. Visto che a lei non piace, giusto lo assaggi tu, però lo volevo assaggiare. Frate, ma si chiude questo. Penso di no. Quindi la chiusura. Sente l'arachide. Ma io sento l'uvetta. Tu giuro. Allora, provare un'altra e tagliela a metà, vedi. No, niente. Però non prevale. No, no, prevale, secondo me. Mamma mia. Guarda. E guarda, ci sta. Che cosa? No. Comunque ti assicuro, te lo giuro, che non si sente. Mi fido, spezzi la tua parola. Io mi fido delle cose che dici. No, questa è la rapide. No, giù l'SC no, ma la prego. No, no. No, non mi piace. Però è buono. Niente che la tanto, però. Questa, se mi delude questa cosa. Ma aiuto! Hazelnut, cioè è come se fosse un, come si chiama, una cialda con la nocciola. E te lo non riaprire, lo so.
Ehi, hey, Vanessa, come sei stata qui? No? Come si dice che la vuoi? Ok, qualcosa delle cheerleader. Lo fa pagare. Allora ragazzi, ecco Hanuta. È carino. Esteticamente non mi piace. Bellissimo. Non mi date la nocciola. Ma voglio capire una cosa. Mi schifo. La pelle droga. Tutti quanti, ma Roma! No, ma non era questo, non però. Era questo. No, c'è stato un altro tipo che è buonissimo. Non è la stessa cosa? È tipo una barretta, non mi ricordo, però. Però questa è la mia taglia. Ma non era così. No, non mi piace. Queste cose con la nocciola dentro. Ma fa proprio schifo. No. No. Allora, se non mi sbaglio c'è. No, ci sono ancora altre cose. Io berrei però. Guarda. Allora raga, noi ci ricorda molto le bevande della San Benedetto, forse un po' per i colori. Ajoy Brows. Boh raga, questo però andiamo proprio a scoprirlo perché non sappiamo, cioè non ci capiamo niente, eccolo qua. Sicuramente qualcosa tipo di gasato, di gassato. Gasato o gassato? Gassato. 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 Mamma, questo è da tagliare. No. No! No, speriamo sempre. No, sempre. Allora, sai che sembra? La Red Bull. Basta, queste cose dolci. Questa box era super dolce. Questa boxer. Boxer. Questa box. Ancora. Ma te la bevi tutta tu in pratica. Che dobbiamo fare? Che non ho il bicchiere. No, io prima, perché se la schifo. Wow, che bel colore, no, però. Mi piacciono questi bionde. Canuta! La giocata che è bello. Com'è? Schifo. È gassata, sì. Ma non capisco che ci sta dentro. Ragazzi, vedete che abbiamo lo stesso bicchiere che ma il mio sta la roba dentro. Non mi piacciono questi. Non riesco a capire che ci sta, che ci può stare. No, vabbè. Penso qualcosa fruttato. Io penso di qualcosa fruttato. Se invece ciliegia, queste cose. Oddio, preferisco più quell'altro che avevo provato nell'altro video. Quella dell'Arizona. Sì, però questa ha più sapore. Quella sembrava veramente tipo un. Sì, però cosa. Questa non. Non riesco a capire il sapore. Che gusto è? Ah, questo Kit Kat Senses. 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 Kit Kat. Berettina. Berettina. Ok, va bene ragazzi. Te le da lasciare. Non le lacrime. Io questi video, cioè raga, io comprerei solo box solo per fare video così, non è duro. Cioè, io mi diverto tanto. Così mi metti all'ingrasso. Immagino fare una tipo una cosa del genere di assaggi, però con tipo tutti i snack giapponesi, quelle cose stanno in carrello. Lo spacchiamo. Ok. Sembra la Yankee Candle. Aspetta. Io non ne voglio tanto perciò. Vai. Ah, io? Ma Yankee Candle. A me dà fastidio un po' questo sapore. Però l'ho sempre voluto mangiare questo gusto, quindi forse è buono. Fa schifo. All'inizio si sente il salato, poi non si sente più, si sente appunto il caramello. Non però. No. No, per me è bocciato. Niente di che. 5, no. Sì, all'inizio si sente il salato. Ma...
3 e mezzo. 4. A me non piace questa cosa. No. No, pisco sempre io per te. Questa qua. I'm so very hungry. Che fa di te? Crispy chocolate. Allora, per me sembra tipo riso soffiato e cosa la Nestlé. Anche l'odore. Sì, ma sarà sulla stessa scia. Ce lo dividiamo? Sì. Aspetta. Carino di cortocircuito qualcosa qua. Anche questo mi ricorda qualcosa. E ora c'è la fischio. Ma solo mi ha preso. No, te non ti ha bruciato. No, però sto cercando di capire. Io mi ripeto. Tipo wafer al cioccolato, il coso là, solide. Ora con tutti questi zuccheri. Fazzerina? Siaterina? Non sapevo manco gusto. Spero tipo non è tipo arancia, sì, cosa strana. Quando dai me? Non vado a capire. Ma sei seria? Noia. Arancia. Ma veramente? Ah, ma che... Ti giuro. No, ma che ho fatto? È tipo mandarino. Sì. Oh, cos'è? Arancio. No, non me non mi piace. Lo sto mostrando. No, non mi piacciono queste cose. No. Però è buono, cioè... No, è buono. È buono, però a me queste cose non piacciono. No, questo è buono. Neanche un bel 5 se lo metto. Me lo sentivo che era qualcosa all'arancia, credimi. Però è buono, no? Di solito invece che tutte le cose cioccolato... Che è un po' marognolo, no. Però con il cioccolato non è fattibile. Ben... Sì. Però io non la mangerei. Mi sa che non hanno picche di zucchero, mamma. Mamma mia. Vai. Milka chocolate white chocolate. Eccola. Allora, io da noi non l'ho mai vista questa qua. Che lingua è? Te l'hai vista? Allora, ma che ci stai da sapevando? Non riesco a capire, c'è una macchina fatta. Non so io. Non riesco a capire. Ti vedo però, non lo vado male. Allora, questa è una cosa bella russa, tante scritte, no? Ti
dà la sensazione di qualcosa? Sì. Quale? Vedi prima. Mi sa che sembra. Il Kinder. Lo metto Kinder. Lo metto Kinder. Guarda. Oddio, non uguale, però. Per il bene della mia famiglia, ti trovo. No, però. Buono. Io ho assaggiato principalmente la bianca. Buona. Sembra proprio l'ovetto Kinder. Se l'ovetto Kinder. Veramente buono. Dopo questo mega galattico picco di zuccheri, speriamo che anche questo video assaggio vi sia piaciuto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!